Bene, anche Perugia archiviata. E ora, dopo due giorni di fermo, ce ne andiamo al lago di Corbara. Ho tenuto una media molto alta, troppo. Devo abbassare un po', se no non arrivo vivo alla fine. Monte Fiascone, più di 35 km di salita a... e mi mancano ancora più di 20 km per arrivare al posto. Brucio la bici e compro la moto. Lago di Bolsena. Lasciato il lago di Bolsena, direzione Civitavecchia. La notte si dorme in un campeggio vicino a Civitavecchia. E domani il traghetto. Sono tutti allibiti dalla prestazione di Cervi, che ha staccato Bitossi, Moser, Gimondi, Merx, Pantani, Chiappucci, Cunego, ed è solo al comando. E dica Cervi, com'è stata questa prestazione? Sti cazzi! Sono a Civitavecchia, sono arrivato, sono le 2 del pomeriggio, il terminal per il biglietto apre le 6. In attesa del traghetto. Le porte taglia fuoco o l'accesso a stazioni di emergenza. Endommagé o subtilisé des équipes. Scialuppe di salvataggio più belle di quelle del Titanic. È un problema, mi è saltato un raggio prima di prendere il traghetto e non sono riuscito a cambiarlo a Civitavecchia. Arrivo a Olbia, ho girato da tutte le parti di Olbia, compreso Decathlon, tre ciclisti eccetera, non c'è verso di trovare un raggio per la ruota da 26. Ho telefonato in giro, l'ho trovato a Oristano, un ciclista che, pur essendo chiuso, mi ha detto che oggi pomeriggio apre apposta e mi aspetta. Incredibile. Vediamo. L'unico sistema per arrivarci è prendere il treno, purtroppo, e saltare un pezzo del giro che volevo fare. Vedremo. Ho tentato di fare una pedalata, ma ho fatto pochi chilometri e è saltato un secondo raggio. Quindi il problema sta diventando grosso. La parentesi sfortunata di ieri, si riprende a pedalare in direzione Cagliari. Lago di Bu. Non c'è anima viva. Allevamento di cavalli, quelli veri. Aiuto, il navigatore si è perso. Il mio navigatore ogni tanto mi manda su queste strade, ma essendo in Sardegna, dove negli ultimi 15 km ho trovato un motorino e un maneggio di cavalli da corsa,
devo scendere, perché se dovessi proseguire sulla bici e per caso foro, è un casino. Io non so che cacchio di navigatore ho. Ho fatto passare sotto un ponte della ferrovia, lungo un canale, e poi mi fa uscire nel nulla. Nell'eventualità che non ci vediamo più, sappiate che io sono su, non lo so, sono qua, non so dove sono, sta diventando sempre peggio. Se devo tornare indietro, devo spararmi almeno una ventina di chilometri. Interessante. Altro che Parigi Dakar, l'Auristano Cagliari, dove la lasciamo? Ecco di Bergamo, ex giovane bergamasco, assalito in Sardegna da un branco di cinghiali e lo sono mangiato tutto. Oh, l'asfalto, è una strada. Arrivati a Cagliari, piove già un po'. Ovviamente mi sono perso la festa di Sant'Efisio, perché sono arrivato ed è già finita.